E arriva, arriva, e arriva, arriva sempre il momento del sondazzo. Oh, oh, oh. Che faccio, rido prima? No, prima creiamo le situazioni, prima parliamo con la gente e poi magari potremo anche ridere, oppure riflettere, ragazzi. Io sono il G, voi siete ognuno con un vostro nome, siete voi, e gli altri? Ecco, gli altri sono quelli a cui noi stiamo per telefonare, io, anzi voi, attraverso di me. Bene, si tratta di una situazione molto semplice. Io sono l'architetto Culi Rossi e telefono da Milano, da Milano, dicendo che devo andare a fare delle ristrutturazioni e lì praticamente mi casca, ci casca l'asino, perché bisogna ridurre sempre, bisogna ridurre i vani, le stanze, quello che insomma hanno queste persone poverine a disposizione. Magari danno una stanza in più rispetto al numero delle persone che abita in quella casa, e bene, via, ridurre tutto. Ma si può, nel sondazzo si può tutto, naturalmente non è vero niente, è per questo che si può, perché se fosse vero non si potrebbe, no, non sarebbe normale, no, a volte però sai, non si sa mai, oggi come oggi, con tutte le cose che ci scagliano addosso, tutte le schedature a cui siamo sottoposti, tutte, no, per pronto? Dire. Pronto, signora? Sì? Buongiorno, senta, io sono l'architetto Culi Rossi, telefono da Milano. Chi è? L'architetto Culi Rossi. Non capisco perché è lontano. Infatti telefono da Milano, signora. Mi sente meglio adesso? Signora? Sì? Ecco, allora io devo venire nella vostra zona a fare delle ristrutturazioni, va bene? Viene verso le 4? Vengo in settimana, signora. Per cosa? Per delle ristrutturazioni nella vostra zona, signora. Ma che cosa mi deve portare? No, non porto niente, signora. Si tratta di questo. Lei quante stanze ha in casa, signora? Quante stanze? Perché? Per la ristrutturazione, signora, quante stanze? È gratuita, è una ristrutturazione gratuita, ci pensa il comune senso del pudore. Allora, quante stanze ha, signora? Io ho 3 stanze. Ecco, e quanti siete in famiglia? Noi siamo... perché? Perché è molto importante saperlo. In quanti siete in famiglia? Ma con chi? Signora? Pronto? 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 Sì? È un'altra signora? Sì, mi dica. Allora parlo anche con lei. Io sono l'architetto Culi Rossi, telefono da Milano. Sì. Ecco, appunto, siccome siamo stati incaricati, io e il mio studio di architettura, di ristrutturare la vostra zona, fare dei lavori di ristrutturazione agli edifici, va bene? Mi permetto di prendere qualche informazione sulla zona, se mi permette? No, non le permetto, perché in questo momento non ho proprio tempo. Guardi, allora mi passi la signora di prima? Noi le guarderemo al suolo la casa, capito? Teoni, voi siete dei teoni toscani. Se lei mi risponde... Lei è molto gentile, io non la conosco. Lei è una marocchina, lei è una magrebina. Lei mi fa piacere di conoscere, di sentire persone così, che voi non in Toscana... ci si conosce, la prima cosa che fa è Sudafricani, lei è del Sudafrica, quelli neri, no? Quelli bianchi, quelli neri, capito? Bello, bello, allora lei è anche razzista. Naturalmente, ma certamente, lei è un abitante del Borneo, guardi. mi fa piacere di parlare ogni tanto con persone civili. Certamente io sono razzista. Come mi levanto, perché io sono di Milano e voi non ci legate nemmeno le scarpe a noi, certo, capito? Certo. Bisogna ridurre l'Italia, bisogna ridurre tutto, tagliare via voi. Ma scusi una cosa, sì. Posso farle una domanda? Prego, oh. Io glielo concedo, allora, guardate come sono lei, magnanimo. Sì? Secondo lei, una persona che non senza conoscerci, giusto? Sì, sì. Mi fa tutto questo sproloquio di nomi, di appellativi, eccetera. Secondo lei io come devo giudicarla? Ma lei si è offesa, signora? Quando no, io non sono offesa. Perché se lei si è offesa vuol dire che è razzista. Non la conosco, quindi io non sono offesa. Africana, e lei si offende vuol dire che è razzista lei, mi scusi, signora. No, io sarò anche razzista, però non mi permetto
di inveire così per telefono. Ma lo sa perché? Perché ho inveito? Io mi sono presentato molto gentilmente. Però a un certo punto gli ha detto: io non ho tempo, io non ho tempo, ma chi si crede di essere non ha tempo? Vede che il tempo ce l'ha perché sta al telefono con me. Vede che il tempo ce l'ha. Non vede che il tempo ce l'ha se vuole. Mi interessa Paola. Va bene, parliamo. Tanto a me interessa anche questo argomento, sa. No, a me parlare con persone che si sono presentate come se presentato lei molto gentilmente. No, il seguito, io dico il seguito l'ha provocato lei. Che c'è gente che si presenta prima come architetto tutto gentile e poi dopo parte e cade. Perché lei mi ha fatto molto in basso. Mi ha fatto cadere lei, mi ha fatto. Lei secondo me ci si è buttato a rotolo. Io non mi ci sono, perché lei ha detto: non ho tempo da perdere. E invece il tempo ce l'ha, perché è rimasta a parlare di queste cose. Ma certo, io chiedevo solamente un'informazione. Per me il mio tempo è scaduto per lei. Ma lei è scaduta tutta. Lei come un medicinale è scaduto. Buttiamola via nell'apposito contenitore. Ecco. Oh, ma guardo un po'. Ecco, buttiamo via questa gente, facciamo un taglio all'Italia. Questi terroni mi mandano a lavorare in Toscana, di nessuno, non so io. Facciamo un'altra telefonata. Visto se il tempo ce l'aveva, vergogna, eh? Ma poi con che sicumera, non lo so io. Andiamo da qualcun altro. Evidentemente si è sputtanato, dice: non c'ho tempo in questo momento. E poi alla fine, perché io ho detto solamente: vorrei un'informazione. Dice: no, niente. E poi il tempo ce l'aveva, quindi si è sputtanato. Come si è sputtanato? Pronto, signora? Sì? Sì, buongiorno, io telefono da Milano, sono l'architetto Culirossi. Ecco, pronto? Mi sente? Sì, la sento. Ecco, senta, vorrei chiedere un'informazione. Siccome dobbiamo venire a fare delle ristrutturazioni nella vostra zona, dovrei sapere un po' dalle persone che abitano lì alcune informazioni, alcune cose. Tipo, per esempio, quante stanze avete voi in casa? No, ma guardi, a me non mi interessa, quindi... Noi dobbiamo venire a vadere al suolo. Noi dobbiamo vadere al suolo diversi edifici, capisce? Può darsi che ci sia anche il suo, capisce? Ma guarda che c'è, che te vuoi. No, questa la richiamo. Ha capito che gente c'è nel mondo? A me non mi interessa. Io chiedo un'informazione, quante stanze avete? Ma voglio dire che è un peccato, ha qualcosa da nascondere. C'è una stanza segreta dove ha nascosto, che so, qualche cadavere. Ah, non lo so io, c'è il tesoro sotto il mattone. Ma che roba, richiamata, bisogna ridurre questa gente, ma ridotta proprio, ridotta assolutamente come l'Italia a un certo punto. Ah, sì, certamente. Ecco, vedi, non risponde nemmeno, oggi la gente è così, oggi la gente si vede che è presa così. Lasciamo stare e andiamo avanti, naturalmente, perché sono molto, devo dire, l'architetto Culirossi è uno stronzo, certamente, ma la stronzaggine viene fuori dopo. Questi non ce lo fanno nemmeno arrivare al punto, insomma, capito? Che sto facendo un numero, un miliardo, non vedo nemmeno, sì, ecco, è così. Ecco, no, per dire, cioè, questi sono più stronzi ancora di lui, è incredibile. Allora, vabbè, d'accordo, vediamo un po' che cosa. Telecom Italia. No, zitta, che quella ci batte tutte e due, in quanto a stronzaggine. Dunque, allora, vediamo qui, qua, e che cosa c'è, e che cosa anche magari non c'è, no? Cosa potrebbe esserci che non c'è? E cosa non potrebbe esserci che c'è? Ah, non lo so, ho detto così tanto per dire. Devo pure riempire questi momenti di vuoto che intercorrono tra una telefonata e un'altra. È evidente. No, è evidente. Quando una cosa è evidente, non può essere così. Ma è evidente. Sì, no, qui non c'è. È per questo che io vado avanti e cerco altre persone. Magari potremmo parlare anche di cimiteri, no? Certo, cimiteri, sì, bisogna farne, perché sai, la gente muore anche, sì, nasce ma anche muore. Bisogna allargare anche le aree cimiteriali, e allora magari nelle zone in cui abitano queste persone va fatta una ristrutturazione a tale scopo, ad hoc, ecco. E quindi magari questi si trovano. Pronto? Pronto, signora?
Sì, buongiorno. Io telefono da Milano, sono l'architetto Coliossi, non sono Coliossi, Coliossi, Coliossi e Coliossi e Coliossi. Senta, siccome noi dobbiamo venire per una ristrutturazione nella vostra zona, vorrei farle una domanda, se possibile. Dica. Senta, siccome la sua zona praticamente dovrà essere adibita a area cimiteriale. No, guardi, allora ho sbagliato. No, no, sì, 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 signora. Lei sta in via Risorgimento, se non sbaglio, vero? Sì, sì. Ecco, allora, tutta quella zona lì viene adibita a area cimiteriale. Sì, diventa... ma no, non credo, guardi. Ma guardi, è il comune, senso del pudore, che ha stabilito questo, ci ha chiamati noi per fare questa ristrutturazione. Vabbè, ma io non me ne intendo, non no, volevo solamente sapere, signora, lei preferisce che vadiamo al suolo la casa o preferisce ospitare qualche loculo in casa? Allora... sì, voglio lui in casa morto. Buongiorno. No, amore, muoio lei, così, ma non ho capito. ma senti, ma non ho capito bene che l'ha detto, ma secondo me mi ha detto che dovevo morire io. Poi, sai, sono lingue straniere queste qui, sono lingue toscane straniere, per cui è difficile capire, è molto difficile capire. Ma abbi pazienza, andiamo da qualcun altro. Ma oggi sono tutte così, Ha visto? Hai notato queste donne? Possono tutte donne, ma gli uomini, ma che fine hanno fatto, madonna boa, tutte donne e tutte con questa signora? 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 Mi sente? Signora? Se sente. No, ora sento che lei ha una certa età, se no le chiedevo se aveva trombato stanotte, così magari era un pochino più distesa. Le altre dovevano essere un po' prive di cazzo da un po' di tempo. Signora, come sta? Ma chi è? Ma sì. Signora, parli bantu, che non capisco così. La prego, parli una lingua, lo swahili, non so. Così è troppo difficile per me. Capisco. Pronto? Pronto. Oh, finalmente. Buongiorno. Buongiorno. No, perché la signora non la capivo. Oh. Che parla un dialetto stretto, tipo, non so, bantu o chissà. Le passo l'architetto Culirossi un attimo, E cosa vuoi da lui, scusi? Non so, deve parlarle. Questa è la sede di Firenze, allora la metto in collegazione, senta, mi fate sbagliare pure l'italiano, forse parlare con voi. In collegamento con Milano, un attimo, Ma per cosa? È una ristrutturazione che deve essere fatta per la vostra zona, non so bene, da parte di uno studio d'architettura di Milano. E quindi loro telefonano alle persone che abitano nella vostra zona, capisce? Vabbè, un attimo, prego, signorina, passi pure l'architetto Coliossi. Pronto? Pronto. Sì, buongiorno, sono l'architetto Coliossi, telefono da Milano. Senta, io ho chiamato per una informazione. Siccome noi dobbiamo venire a fare una ristrutturazione nella vostra zona, appunto, noi vogliamo sapere quante stanze avete e quante persone abitano nel vostro appartamento. Cosa gliene frega, scusa? È importante perché c'è una nuova norma, no? La norma di Bellini, che dice così: che praticamente ci vogliono tante stanze quante persone. Se voi avete una stanza in più, bisogna ridurre, capisce? Ma vada a cagare, scusi. Ma vada a cacare lei, magari le riduciamo il bagno, così caga in cucina. Anche gli uomini sono stronzini, però almeno in questo caso mi ha lasciato dire cosa vuoi? Cosa vuoi? Numero desiderato. Ma come numero desiderato? Ho fatto uguale, lo voglio richiamare. Lo farò coi dito. Coi dito viene sempre meglio, diciamo la verità. Molto meglio. Sì. Sempre coi dito. Io ho detto, poi sa. No, a volte sai. Queste donne anche. Pronto, ma guardi, lei è veramente scostumato, perché lei è un toscano, è un terrone evidentemente. No, lei è un terrone, ha capito? Io sono del nord e me ne vanto, capisce? Sbatto le palle, se lei del nord. Ma senti come parla, senti il linguaggio inferiore, voglio dire. Sì, sto quasi facendo il marchese. Vabbè, comunque, senta, lei non si deve permettere di rispondere in quel modo, capisce? Perché noi veniamo lì e la casa gliela diamo al suolo, capisce? Allora, bravo. Noi dobbiamo ridurre il numero delle stanze a seconda di quanti voi siete in famiglia. Se lei me lo dice bene, se non me lo dice, noi riduciamo del tutto, capisce? Io ho i poteri per farlo. Ho i poteri per. Com'è? Siamo 18 in casa. Se 18 in casa, e quante stanze avete? Tre.
A te? Lei è mendace, lei dice bugie come tutti gli ignoranti di teori che siete voi in Toscana. Toscani di Mauda, toscani di Mauda, capisce? Toscani di Mauda. Ecco, queste cose non si fanno a una persona che lavora dalla mattina alla sera per mantenere anche voi. Voi, palle al piede dell'Italia, palle al piede, capisce? Bantu, Marocco, Borneo, Madagascar, lei del Madagascar. Lei è un pigmeo, lei è un boscimano, capisce? Ti vado a spiegare la dall'altra parte. Ma guardi, allora noi in settimana veniamo con le USPE, perché bisogna ridurre, chiaro, bisogna ridurre. E noi riduciamo tutto quello che non va bene, voi non andate bene, rimarrete senza casa, ma a me che me ne frega. Andate sugli alberi, capito? Grazie. Andate sugli alberi come le scimmie a passare da un albero all'altro, andate sulle palme a prendere le noci di cocco, capisci? Sì. Capisci? Te wundun, magrebino, ma come ti permetti di rivoltarti così con un essere come me che lavora dalla mattina alla sera, si leva solamente la voglia di lavorare per mantenere voi palle al piede dell'Italia? Quando ha finito me lo dici. Io sono razzista, caro, sono un razzista. Lei deve essere anche scuro di pelle. Lei è scuro di pelle, deve essere, guardi. Lei è anche scuro di pelle. Sua mamma scura di pelle. Lei scura anche, guardi, è molto, ha capito? Voi in Toscana cosa credete di essere? Nel centro, siete profondo sud, siete. Ma cosa dice quella bantù? Ma cosa dice? Ma torni nel Mali, torni nel Congo belga, che non esiste più, torni nello Zimbabwe, ma andate pure nelle profondità delle foreste amazzoniche, laddove ci sono per un sole che non sanno nemmeno di esistere. Ma andate pure. Prego, dica. Quando ha finito me lo dice che stacco. No, io continuo, capisce? Lei può anche staccare, siamo noi che staccheremo la vostra casa dal resto del mondo. Noi vadiremo al suolo tutta la zona, chiaro? Noi vi faremo rimanere senza casa, andrete nelle caverne a fare, cavernicoli, insieme alle tigri dai denti a sciabola, perché voi siete rimasti nella preistoria, voi non siete attualità, non siete il presente, non siete il futuro, voi siete il passato, il profondo passato, prima della storia, prima dei nostri grandi uomini della storia. Voi non esistete più, voi siete fossili, voi siete estinti, voi siete delle ammoniti, siete dei dinosauri, voi siete dei trilobiti. Vai da un'altra parte, imbecille scemo! Trilobite! E sempre un'altra cretina, stupido imbecille! Trilobite! Sei che atamizza il mondo, stupido! Megadonte! Plesiosauri! Andate nel Jurassic Park! Andate nel Jurassic Park! Schifosissimi bestioni! Sono stato assalito da un plesiosauro! Ci sentiamo domani! Questo era il sondazzo, ma il sondazzo è anche uno spettacolo! Ed eccoci alla seconda parte del sondazzo. Che bello il sondazzo, così, senza tema, senza nessun vincolo di situazione. Sì, svincoliamo, cioè sì. Bisogna fare una prima telefonata. Normalmente, il G, che sono io, faccio una telefonata e da lì nasce, che so, un'idea per la prossima e così via. Una staffetta, staffetta, una staffetta. Sta una bella fetta, sta così, è una fetta, come sta una fetta, che poi c'è una fettina di di manzo, una fettina di culo, esattamente, dunque, sì, cominciamo così con una cosa, ecco, che mi è venuta in mente parlando adesso, sì, no, vediamo, sempre che qualcuno risponda, e infatti qui nessuno risponde, per questo che io sono costretto a fare un altro numero, e quest'altro numero è pronto, è bello proprio, fatto. Vediamo se questo numero ci porta qualche voce umana o semi-umana. Già mi accontenterei di voci semi-umane, evidentemente.
Voci, voci umane ce ne sono poche nel mondo, via. No, una voce semi umana, no, niente. Nemmeno semi. Allora andiamo avanti. E andiamo, per carità di Dio, ma ci mancherebbe altro. Facciamo un altro numero, perché quest'altro sicuramente ci porterà a casa di qualcuno. Se poi questa casa è piena o vuota, ragazzi, a me non me lo dice nessuno prima, e quindi non posso saperlo. E quindi vediamo, sentiamo, proviamo, voci umane o semi umane? Sì. Ecco, questa è semiumana. Pronto? Sì. Buongiorno. Senta, quando gliela posso portare allora quella fettina? Quella fettina. Ma chi parla, scusa? Il macellaio. Ti ha chiesto una fettina, no? Ma guardi che ha sbagliato il numero, È sicuro? Sì. Ma guardi, io veramente, per la verità, insomma, come dire, mi è stato telefonato per dirmi che per ordinare questa cosa. Che cosa? È una fettina. Ma no, ma guardi che lei ha sbagliato il numero, Guardi, ma lei scusi, è mica un sacerdote lei? No. Perché da come parla mi sembrava un sacerdote. No, conosco un sacerdote che ha la stessa voce. No. Non era, vabbè. No, mi scusi, non volevo offenderla, però io volevo dire, senta, comunque io potrei portargliela ugualmente, no? No, via, arrivederci, buongiorno. È una fettina di culo. No, buongiorno. A me mi sembra un pochino gay questo video, non vorrei sbagliarmi, mi sbaglio. L'ho richiamato, infatti, la fettina di uno, mi sembrava giusto, no? Tra l'altro l'ho richiamato perché lui ha tagliato corto, ma forse non gli conviene tagliare corto, è bene tenerselo lungo, no, nel senso vero, voglio dire. Pronto? Pronto? Sì. Signora? Sì. Sì, buongiorno, senta, io sono un amico di Antonio, me lo può passare per favore? Ma cosa vuole d'Antonio? Scusa, la fettina di carne? No, non c'entra niente, signora. Ah, mi scusi, non lo so, io passo mio marito e glielo passo, perché io no, la vado a vedere. Guardi, siccome... Non lo passa ancora lei. Siccome no, io lo passo. Signora, io l'ho conosciuto, è veramente meraviglioso. Sì, fettina di carne. Ma sì? Pronto? Sì? Pronto, sì, buongiorno, parlo con Antonio? Sì. Sì, pronto? è andato via. Io lo richiamo. Ma che sistema gli è codesto? Ho detto solo Antonio. Ha riattaccato. Ma come? Cos'è? Coscienza? Cattiva coscienza? Sì, magari c'ha la moglie, però insomma. Quando sente uno con questa voce dice andiamo via, se no mia moglie viene a sapere che. Chi lo sa? Di che? La fettina di culo, la fettina di carne, ma che di carne? Di culo? Il culo non è carne, scusa. Il culo di che cosa è fatto? Scusa, È fatto di carne. E come? Ma io non lo so, vedi? Ora non rispondono più. Anche lei è ignorantona. Comunque andiamo avanti. Beh, insomma, per carità di Dio, possiamo proseguire. Anche perché, insomma, effettivamente la voce di questo signore mi ha fatto venire a mente, appunto, anche se non lo era, un gay. E allora, chiaramente può scattare il momento di Tito Traves o magari di Maio, il fioraio Gaio, perché possono inserirsi benissimo i miei molteplicissimi, non si dice, personaggi, quelli che fanno parte del grande mondo del sondazzo. Certo che in questa parte del sondazzo possono inserirsi, ma certo, solamente che non possono inserirsi, in questo caso inserire nulla, perché non c'è nessuno. Ecco, quindi inseriamolo a qualcun altro, sì, inseriamolo a Tonino, sì, a Tonino, sulla mia di Pietro, no, vedo un altro cognome, per carità di Dio, Tonino, proprio Tonino, sì, dai, facciamo Tito Traves, che è meno finocchione di Maio, però è sempre molto finocchio, sì, molto. Pronto? Sì, pronto? Chi è? Buongiorno, parlo con Tonino? No, chi è? Sono Tito. Ciao, come stai? Come ti chiami? Come ti chiami? No, sono il figlio, ma chi è lei? Sei Silvio? Sì. Oh, ciao. Senti, io sono Tito. Tito Traves. Aspetta che
Me lo passo, eh? Me lo passi, sì. Me lo passi dappertutto. Pronto? Pronto, parlo con Tonino? Sì. Oh, ciao Tonino. Io sono Tito. Ma te sentire, ma chi ti sei? Tito, chi ti segna? Sono una persona che ti ha visto, sono un uomo, diciamo così, un uomo, va bene, ma che ti ha visto e sei un gran bel pezzo di fico. Mi piaci da morire. Ma miro un po' che lavori, a me visto ti fa schifo soltanto sentito parlare. Ma io voglio fare l'amore con te. Sì, va bene, ti serva dentro. Voglio farti tutto. Sì, sì, ciao. Tutto anche di più. Oh, come parlano questi? Oh, di dove sono? Ma io non sono mio. E io bisogna lo richiami. No, ma Tonino non si può perdere, c'è una bella voce maschia. Ma scherziamo davvero. Un Tonino non si butta via così. Si butta forse via così un Tonino. Ma che scherziamo davvero. Ah, gli faccio schifo, eh. Ah, gli faccio schifo, eh. Ah, sì, eh. Ah, pronto? Ah, perché mi ha detto che gli faccio schifo? Eh? Io non faccio schifo a nessuno, sai? Dai, questo vuoi? Io voglio fare l'amore. Io sono un uomo. Non ti capisco. Sono migliore di una donna, capisci? Ti faccio godere molto di più. Ma te sentire, ma c'è altro da fare di rompere le balle alla gente? Sì, te le balle. Me, guarda. Le tue se balle. Se ti presenti bene, che dici che mi conosci, si può parlare. Ma tu vuoi fuori quei conosci, figurati. Ma io ti ho conosciuto. Mi fa schifo soltanto a sentirti parlare per telefono. Ma io ti ho conosciuto. Ma cosa dici? Sono un essere umano. Ecco. E io lo richiamo. Ma te dimmela, eh? Fa schifo solamente a sentirti parlare, ma sentite che razzismo c'è nel mondo, vero? Oh, per dire, ora se uno è gay, se uno parla in quel modo, perché deve far schifo a sentirlo solamente parlare? Ma che gente, guarda, ecco, via, si riprova un Tonino. Vediamo se questa volta... Pronto? Pronto, signora? Pronto? Pronto, mi sente? Chi è? Sì, io sono Tito, ma Tonino mi ha trattato molto male, non capisco perché. Ah, aspetta un momento, aiuto, Ivan. Ivan? Il terribile. Come? Pronto? Pronto? Sì? Io sono innamorato di Tonino. Chi sei tu? Sono Tito. Tito, ma Travis. Di dove sei? Io sono di Firenze. Vado sempre alle cascine. Dove l'hai conosciuto mio marito? L'ho conosciuto in città da voi. Ascolta, perché sono venuta. Ascolta, vieni a casa che almeno ci dividiamo tutti e due. Puoi venire? Ah, lui nel mezzo e tu da una parte e io dall'altra. Sì, come vuoi te. Vieni. Sì, facciamo, però io non voglio avere... la coppiata. Non se voglio avere va bene, contatto mio marito con te. E poi io, va bene? Sì, gli faccio tutte le cose, va guarda. Bene, senti, che cosa gli piace di più? A cosa? A lui. È tutto. Tutto? Sì? E io glielo faccio anche di più perché sai, io c'ho una cosa in più rispetto a te, cara. Sì? Sì. Lo so che quelli lì c'hanno una marcia in più. Io c'ho il pisello. Oh, sì, caro. C'ho anche la leva del cambio oltre alla marcia, capisci? Allora, gli ammortizzatori come ce li hai? Molto buoni, guarda. Ecco. Due Vabbè. Bellissimi glutei. Fantastici. Mi piacciono tantissimo. E mi metto in tutte le posizioni. Come quando vuoi vieni pure a casa mia che la porta è aperta. Mui, ma lo sai che sei una porcona. Complimenti, sai. Eh? Una donna così, guarda, è da ammirare. Davvero, guarda, a me le donne non piacciono. Non ti piacciono le però, donne, ma invece però tu, io tu sì, sei vero? Da ammirare, guarda. Mi dai tuo marito così su un piatto d'argento. Te lo do in oro, no, argento non vale poco. In oro te lo in do. In oro massiccio. Sì, vieni, caro. Vedrai che quello che gli faccio io ascolta, mi piacerà molto più di quello che gli fai dobbiamo tu. Mangiare. Sì, pensate a stasera, vengo a casa. Sì, vieni. Vengo dopo cena, sì, sì, d'accordo. Vieni dopo cena, prepara perché il non letto. So cosa ti piace. Prepara il dono a mangiare, no, non importa, perché io voglio tenermi leggero, perché poi devo ingoiare. Certo, sì, devo ingoiare altre cose, capisci? Va bene. Okay. Quindi ci vediamo stasera. Ciao, caro, ciao. Ciao, preparamelo, ciao. Oh, che donna, ecco. Ma che donna, hai visto che donna aperta. A lui faceva schifo, ma a lei no, sembra. Naturalmente scherzava, no, lo sappiamo. Però è stata brava nel descrivere situazioni possibili e immaginabili, naturalmente. Con povero Tito, povero Tito. Ah, mamma mia. Sì. Ho fatto un altro numero. Che idea possono avermi dato queste persone? Sì, sia Tonino che la moglie di Tonino. No, è vero, voglio dire, proprio avermi dato un'idea che potrei riversare sulla prossima telefonata, perché così funziona. Rispondere. No, non mi interessa. Non mi interessa. Sì. Si va da un altro. Sì. Certo. Facciamo un altro numero e. Sì.
vediamo un po'. Un'idea, per esempio, di un triangolo, eh? Un bel triangolo, un bel triangolone. Pronto? Pronto? Chi parla? Ciao, buongiorno. Come stai? Franco? Sì? Sì? Oh, quant'è che non ti sento? Quasi non mi riconoscevi. Non ti riconoscevo davvero lì per lì. Lì per lì non ti riconoscevo. Come va? Bene. Insomma. Stavo mangiando. Oh, mi dispiace, t'ho disturbata. No, ho finito. Ah, finito? Ah, sì, allora sì. Possiamo parlare un po'? Sì, sì, quanto vuoi. Mi fa piacere. È tanto che non ci sentiamo, eh? Sì. Dimmi un po'. Cosa è successo in tutto questo tempo? Ma quasi niente, cosa vuoi? Sempre il solito tram tram. Sei avanti così, sempre uguale? Sì, sempre uguale. E la tua vita come va? Ma sai, la mia vita è come una giostra, capisci? Gira, gira di qua, gira di là, che vuoi fare? Come sempre. Tu lo sai, no? Sì. Senti, e lui come sta? Sta bene. Sì? Era qui l'altro lunedì. Ah sì? Sì. Ma, e poi quando torna? Non lo so se verrà domenica. Ah, ho capito. Insomma, tu dove sei ora? Lo vedi poco, eh? Sì. Franco. Sì? Dove sei ora? Ma guarda, ora mi trovo a Firenze. E poi arriva in Sardegna. Poi arrivo in Sardegna, sì, certo, certo. Che poi devo ripartire per il Costa Rica. No, laggiù no, Franco. Perché? Oh no, non mi dare questi pensieri. Ma perché no, scusa? Perché non senti laggiù cosa c'è? C'è sempre tutto pacciugo, c'è sempre. Sì, ma in Costa Rica non credo, sì? Proprio là? Ma anche dappertutto. Lo so, però sai, bisogna che vada perché come si fa? Per quanto tempo? 3 mesi. Oh Dio, ma che pensiero mi dai? Che vuoi fare? Poi dopo mi devo trasferire ancora. Dove? Nel Borneo. Sai dov'è il Borneo? Sì, lo so. Ecco. È un'isola. Lo so. Come la Sardegna. È come la Sardegna, solamente un po' più in là, insomma, diciamo. Lo so. E poi, sai, devo fare dei giri. È la mia vita. Come una trottola. Vieni un po' a trovarmi prima di partire. Io vorrei venire, infatti per questo ho telefonato, sai? No. Perché guarda, sono sempre a casa. Sì? Sì, sì, puoi venire quando vuoi. Ma lui invece? Dovrebbe essere qui domenica. Domenica, eh? Sì. Ma come mai, dove è andato? Dov'è? Lavora lui, no? Lavora, sì, certo. Sì, lavora a Pisa. Lavora a Pisa, insomma, voglio dire. Ma Franco? Sì, dimmi. Dimmi. Ma non te lo ricordi più? Dov'è? Guarda, io ti posso dirti una cosa? Sì? Ho avuto un problema ultimamente. Sì? Cioè, io, come dire, ho avuto un problema di amnesia. Oh. Ho perso un po' la memoria. Cioè, mi è capitato che sono inciampato, cascato per le scale, no? Ho battuto la testa, i dottori hanno detto che ho perso la memoria parzialmente. Mi ricordo di alcune cose e di altre no. Pronto? Pronto. Appunto, dicevo, questo è il problema, no? Per cui a volte... Te mi stai prendendo in giro. No, ma ci mancherebbe. Sì, sì. Ma ci mancherebbe, scusa, perché dovrei prenderti in giro? Non capisco il motivo. E sai chi sono io? Questo mi sfugge. Ecco, mi ricordo allora di vedi che mi prendi in giro? Mi ricordo di Albano. No, te al nome Albano l'hai visto sull'elenco. Albano, sì, no, come ho visto sull'elenco? Sì. Certo, perché ho ricercato il vostro numero perché non me lo ricordavo. Ah sì, infatti. Certo, ci sono delle nebbie, no? Dei momenti, sì, in cui infatti, ho della lucidità. Delle amnesie. Delle amnesie, sì. Sì, ho capito. Ora che devo andare in Costa Rica, ecco, sì. Questo me lo ricordo. E poi? Nel Congo non ci vai? No, nel Borneo. Nel Borneo? Nel Borneo. Sì, nel Borneo. Io mi credevo che andavi nel Congo. Senti, io siccome nei miei viaggi faccio anche un po' incetta di congiuntivi, ti interessano? A me no. Insomma, secondo me hai bisogno di congiuntivi. Io non ho bisogno di niente. No, tu hai bisogno di congiuntivi, se vuoi te ne regalo qualcuno quando vengo a trovarti.
Ma guarda, puoi fare a meno di venire. Perché? Sei un imbroglione. Ma no, Romina, non dire questo. Sì, Romina. Ah, no, scusa, sai, Albano, Romina, mi è venuto in mente, sì, infatti non so più. Sei un gran pagliaccio. Ma perché sono un pagliaccio? Perché sei un gran pagliaccio. Non lavoro mica nel circo, sai. No, lavori nel circo? No. No. No, assolutamente poverino. No. Ma altro che amnesia hai avuto te. Ma te sei caduto da piccolino. Ma io sono franco, sono caduto da grande, altro che da piccolo. Sì, sei caduto da piccolo, sì. Sai che non mi ricordavo il mio nome, finché non me l'hai detto te? Infatti. Non mi ricordavo di essere Franco. Alla fine l'hai detto Franco? Sì, sono io. Perché ho fatto questo numero? Ecco, sì, ho fatto questo numero perché noi ci conosciamo, perché noi siamo molto, molto legati, capisci? Sì, infatti. Ecco. Sento anche una musica. E dove vivevi fino a ieri? Eh? Dove vivevi fino a ieri? Fino a ieri ho avuto diverse... È un'amnesia, non sai neanche dove vivevi ieri. Io vivevo dentro un televisore, mi ricordo, stavo in uno spot. Sì, ma hai dei soldi da spendere te? Io sì. E allora spendili, ciao. Ma non ho detto spendili. Romina, come Romina, ma io non lo so, ma che gente c'è nel mondo, voglio dire, prima ti riconoscono e poi proprio, capisci, ti rinnegano, no, non va mica bene, no, cari miei, così non va, no, cara piccina, no, così non va, dove va? Bene. Capisci? Facciamo un'altra telefonata, facciamo un'ultima telefonata, raccogliendo. Pronto? Con chi parlo? Parli con uno uguale a te. Pronto? Pronto? Hai sbagliato il numero! Ma te hai sbagliato proprio tutto, perché ti ho fatto te stesso e ti fai schifo da te, evidentemente. Ci sono persone che dicono che io ho sbagliato il numero, in realtà hanno sbagliato a nascere. Da un responso che è un sì, un no, ma è successo che sia rimasta ritta la monetina per dare un forse? No, è decisa. Vediamo un po' che dice oggi. Ha detto no, insomma, questo no sta cominciando a rompere un pochino, no, nel senso che è vero, si è iniziato la stagione con tutti sì e poi no, ma naturalmente il no può essere molto, molto, molto bello, molto positivo, molto interessante, perché la vostra domanda poteva essere magari qualcosa sul negativo, cioè cascherò dalle scale, no, ecco, entrerò nell'ascensore, non trovando l'ascensore cadrò nella buca dell'ascensore, no, ecco, vedi, sarò investito da una macchina, no, vedete, queste sono domande che vogliono il no, e quindi io ve l'ho dato, siete contenti, siamo tutti contenti, tutte contente, sì, siamo tutte contente, ciao a tutti i leggi, ci sentiamo, come dire, domani, sì, certo, ciao. Stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma me ne porto un... Ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete il...